Continuiamo a parlare delle opere di difesa che riguardano la Piana dell'Entella e torniamo dal sindaco perché ci sono nuovi atti che il sindaco Mangiante intende porre in essere a breve. Parliamo innanzitutto dei rapporti con Città Metropolitana. Ci sono state delle dichiarazioni di un funzionario non meglio identificato che la inducono a raccontare la verità ai cittadini di Lavagna. Come ha vissuto questa dichiarazione, intanto? Lascia molto il tempo che trova perché probabilmente questo funzionario parla solo tirando l'acqua al proprio mulino. In realtà, come diceva anche Dante, non ti curar di lor, ma guarda e passa, e quindi vado oltre. Gua andare oltre vuol dire che noi, di concerto con l'avvocato Cocchi, che ci segue nella vertenza, abbiamo inviato una diffida nel non intraprendere azioni che possono in qualche modo confliggere con la delibera di Consiglio Comunale ultima che abbiamo appena preso, dove abbiamo avuto l'autorizzazione a recedere dall'accordo di programma. Ecco, non andare avanti però significa valutare la situazione su due fronti. Il primo, un appalto che è stato assegnato e l'altro, un incarico per valutare la situazione di rischio sull'Entella, la situazione ad oggi. Quindi si appaltano i lavori contestualmente al valutare se quei lavori sono ancora congrui. Com'è questa cosa? Forse questo fa parte un po' della confusione in cui verte, i pensieri di questo dirigente, in quanto con una mano attribuisce un appalto e con l'altra, dà un incarico da circa 100.000 euro per poter, accertare quanto è variato lo stato dei fatti e quindi i luoghi in cui questi lavori dovrebbero essere fatti. Quindi due azioni che confliggono sicuramente, due azioni che una annulla l'altra e ovviamente è facile intuire come ci possano essere anche degli estremi di danno erariale su questo percorso. Ecco, io ho sentito l'azienda che ha vinto la gara di appalto, ho parlato con il tecnico, con l'ingegnere tecnico responsabile e mi hanno detto che tecnicamente loro una comunicazione ufficiale non l'hanno ancora, stanno concludendo la fase della documentazione da presentare e che individuano in 30 giorni la stipula del contratto e quindi l'inizio dei lavori. 30 giorni sono tanti o sono pochi? Perché in molti hanno la sensazione che, si stia arrivando tardi al risultato. Allora, la ditta che ha ricevuto l'appalto, che si è aggiudicata l'appalto, è certamente scevra da ogni responsabilità. Quindi non sono certamente loro che devono fare delle cose. 30 giorni, chi deve fare queste cose è un arco temporale molto importante, per cui avrebbe tutto il tempo per pensare, riflettere, ponderare e di conseguenza agire secondo quanto gli viene detto. Non solo su stimolo nostro, ma anche quanto potrebbe essere chiaramente leggibile dalle carte. Per quanto riguarda invece il ritiro di quelle famose delibere che è stato chiesto e richiesto più volte dal Comitato, ma anche dall'Associazione dei proprietari di quei terreni, come intende muoversi? Anche qui, nell'ultimo Consiglio Comunale c'è stata una mozione da alcuni gruppi di minoranza e noi, in maniera, molto collaborativa ci siamo riservati di passare le due delibere citate al nostro legale affinché giudicasse se sia un atto effettivamente dovuto, importante e utile nel nostro percorso, oppure il recesso dall'accordo di programma fosse un atto che assorbe anche l'eventuale ritiro di quelle due delibere. Ci sono questi due comuni che insistono sull'Entella, che sono il comune di Carasco e il comune di Cogorno, che le hanno già manifestato e l'abbiamo registrato anche noi, una condivisione di questo modo suo, di questa sua amministrazione, di muoversi ovviamente. Su Chiaveri?
Allora, Chiavari, leggo delle manifestazioni da parte e del Presidente del Consiglio e del Sindaco che si dichiarano allineati sull'avversità a questa opera, per cui nel momento che a breve convocherò una riunione tra la maggioranza dei sindaci che appartengono alla cosiddetta Piana dell'Entella, sentiremo in maniera esplicita anche i passi dal punto di vista amministrativo che il Comune intende intraprendere. Lei pensa che ci siano delle questioni politiche che guidano questo tipo di movimenti rispetto all'adesione o meno a questa iniziativa dell'amministrazione di Lavagna? Dunque, quando l'opera era partita effettivamente c'era un allineamento di indirizzi politici di centrosinistra, perché comune, provincia in allora commissariata e regione erano guidate dal centrosinistra. Oggi io non penso che ci siano motivazioni di questo tipo, quanto più che altro ci sia una pessima informazione su quello che è la situazione nella sua reale dimensione e il fatto di appoggiarsi a burocrati che sinceramente nulla hanno a che vedere col territorio, forse neppure sanno che Lavagna magari si trova tra Chiavari e Sestrilevante o dov'è il fiume Entella, fa arroccare su posizioni che sono chiaramente insostenibili. Un prossimo consiglio comunale che oggetto avrà relativamente a quest'opera? Senz'altro risponderemo in ordine a quelle due eventuali, a quelle richieste di ritirare quelle due delibere. Il consiglio sarà a breve o entro fine giugno o al massimo entro fine luglio.